Quindi ringraziamo tantissimo Princess. Grazie a voi. Vuoi finire con una citazione? Dai, cita Princess. Cita? Sì, però l'ho già detta. Pantarei, tutto scorre e quindi, vabbè, però molti, Princess. No, non è vero, anzi, questa viene il cane a fagiolo per questa settimana, che sarà in generale positiva per tutti i segni, e quindi cambiamento. Grazie a Princess. Grazie a voi. Ritroviamo la prossima settimana. Io do la linea a Giorgina per assegnare il prossimo euro di bonus. Certo. Però, insomma, stupiamo un po' il pubblico, poi ci facciamo spiegare qualche trucco. Andiamo a seguire questo bingo, siamo alla chiamata 58, vediamo chi se lo porta a calcio. Bentornati in diretta al Bingo in Famiglia, subito il messaggio promozionale da Giorgia, poi torniamo con Alex Rivetti. Perché c'era sempre qualcuno che urlava, abbiamo così, finiamo così. È il momento di parlare di calcio, vedo già sulla nostra chat Juventino, che bingo, sì, esatto, ha fatto bingo con jackpot. Anche se chiaramente c'è questa discussione, anche ieri ho visto tutte le trasmissioni di calcio, diciamo ironizzavano sul numero degli scudetti vinti dalla Juve. Quanti sono? Vedevo ieri per esempio l'avventura che chiedeva Conte proprio in diretta se intende, diciamo, fermarsi alla Juve, se quindi anche l'anno prossimo. Ecco, questo mercato troppo, così abbiamo fatto un'anticipazione. Scusa, il mago non ti potrebbe far sposare? Quella è una magia, vabbè, ci vorrebbe pure una magia. È un'altra cosa. Ho voluto fare la moviola. E quindi adesso il Genoa si trova sopra alle altre nella zona marrone. Esatto, sì. Il Pescara però è ufficialmente retrocesso. Il Pescara è ufficialmente retrocesso. Queste sono le vicende. Come vedi la vicenda appunto della retrocessione? A parte il Pescara, abbiamo detto che ormai. Dunque c'è Pescara in fondo, Siena penultimo, Palermo. Poi c'è la Cinquina. Non c'entra la nostra amica, un bel risultato. Beh, per il primo tennistico set. Diciamo, esatto. Invece il Napoli e il Milan ne abbiamo già un po' parlato, certo. A questo punto appunto il calciomercato ha vinto solo due campionati il Conte. Vabbè, sul piano diciamo invece delle coppe europee non ha ancora vinto. Per vedere a che cosa si riferiva anche lui, certo. Allora tutti i pronostici della scorsa settimana, vero Gianni? Sì, 3 sì, su 3 sì. Allora, abbiamo azzeccato Catania 1, ok, Milan 1, ok, Napoli 1, ok. Perfetto, Gianni, parleremo magari di Zanetti, che insomma ci volevi proporre questo tema. No,